Secondo gli studiosi iniziò proprio il 25 marzo il viaggio descritto nella Divina Commedia. Ecco perché si celebra oggi il Dante di grande mobilitazione a 700 anni dalla morte del sommo poeta. Ma quanto amava lo sport ce ne parla Cristina Ippolito. Poi si rivolse, parve di coloro che corrono a Verona il drappo verde. Il palio del drappo verde è una corsa che Dante Alighieri aveva sicuramente visto negli anni d'esilio nella città scaligera. La cita nel quindicesimo canto dell'Inferno. Nelle tre cantiche sono numerosi riferimenti riconducibili a sport, come l'equitazione, la scherma, la lotta, il tiro con l'arco. Dante conosceva e praticava attività sportive. Lui ha partecipato come cavaliere ad alcune campagne militari che Firenze stava conducendo contro i suoi nemici, Arezzo, Siena, ha fatto la battaglia di Campaldino e quindi le attività sportive erano un modo per tenersi in forma e lui si allenava correndo. A testimonianza del binomio Dante e Sport ci sono le mezze maratone nelle città dove visse il sommo poeta. In questo 2021 la pandemia causa rinvii. Noi abbiamo programmato la nostra iniziativa, la 37esima edizione di Half Marathon Firenze, per il 31 di ottobre. Il sabato precedente faremo a Spasso con Dante per celebrare questa volta i 700 anni dalla sua morte. Abbiamo terminato per questa edizione. Buona giornata.